prossimo 23 di maggio ricorre il 20° anniversario della strage di Capaci, nella quale morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tutti gli agenti della loro scorta. E oggi noi di Babele vogliamo rendere omaggio a tutti quei martiri della mafia che hanno reso migliore la nostra terra di Sicilia. Rendere omaggio e ricordare con delle precise parole, con delle parole che sono diventate il simbolo più alto del dolore per la nostra Sicilia, ma anche urlo di perdono e grido di umana resurrezione. Queste parole sono state pronunciate da una Madonna, sì, da una Madonna dolorosa, ovvero Rosaria Costa, vedova dell'agente di scorta Vito Schifani. Ecco le immagini di questo urlo doloroso. A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio, però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Avete il coraggio? Di cambiare! Di cambiare! Loro non vogliono cambiare, loro non cambiano, loro non cambiano. Pertanto vi chiediamo per la nostra città di Palermo. Oh, che avete reso questa città sangue, l'avete reso una città di... Vi chiediamo per la città di Palermo, signori, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza e l'amore per tutti. Non c'è amore, non ce n'è amore, non c'è un amore per niente. Cari amici, veramente straziante l'urlo di questa Madonna dolorosa. E noi di Babele queste sue parole vogliamo consegnarle a voi e a qualche latitante che magari in questo momento ci vede. Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio. Che queste siano parole di pensamento e, perché no, parole di profondo pentimento. Alla prossima.